Ciao Filippandi ed oggi giochiamo con un robottone che non esiste. Questo è un tarocco, ma tarocco è qualcosa che non fu mai prodotto. Quindi in sostanza il tarocco che vedremo oggi è in realtà in qualche modo l'unico giocattolo originale su questo personaggio. È un po' complicato, adesso vi spieghiamo tutto. Ricordiamo sempre che qui su YouTube, sul nostro canale Filippandi, bollino blu, cliccate per iscrivervi, trovate un sacco di curiosità incredibili sui giocattoli di ogni epoca, i più belli e insomma ci sono un sacco di segreti, mettete anche un bel like. Dunque i robot di cui parleremo oggi sono conosciuti come Mighty Orbots, ma il giocattolo, siccome è tarocco, non si chiama proprio così, questo è il Unrivaled Obot, non manca una lettera, si chiama proprio Obot, prodotto dalla Lee Gulsangsi di Seoul negli anni 90, non sappiamo di preciso in quale anno. Partiamo dunque dal soggetto. Nei primi anni 80 anche negli Stati Uniti qualcuno pensò di introdurre i robottoni giapponesi che tanto avevano successo qui da noi nel vecchio continente. Mattel ci aveva già provato nella fine degli anni 70 distribuendo negli Stati Uniti robottoni giapponesi prodotti dalla Poppy sotto il nuovo marchio Shogun Warriors, ma con l'inizio degli anni 80 sono arrivati altri esperimenti anche di maggior successo. Voltron, che però in realtà era un collage di spezzoni di anime giapponesi giustificato semplicemente per vendere giocattoli negli Stati Uniti, oppure Transformers, un cartone animato originale statunitense ma che di nuovo nasceva solamente per vendere giocattoli che erano mutuati da produzioni giapponesi preesistenti. Per Mighty Orbots il discorso era completamente diverso, si trattava di un nuovo anime originale nato da una collaborazione americana e giapponese. La TMS Entertainment, giapponese, lavorava insieme alla Intermedia Entertainment, americana, per creare una nuova serie animata di robottoni in stile giapponese, curata da due veterani dell'anime, Osamu Dezaki e Akio Sugino. La nuova serie animata debuttò verso la fine del 1984, esattamente insieme a Transformers da una parte e Voltron dall'altra, ma come dicevamo era un progetto diverso, il prodotto finale era proprio la serie animata, non era ancora previsto che se ne facessero dei giocattoli. Go, Mighty Orbots, they're joining together to fight for what's right everywhere. Mighty Orbots. Nel XXIII secolo, un'epoca di robot e di alieni, la Galactic Patrol protegge i pianeti uniti, United Planets, dalle cattiverie del malvagio computer Umbra. E lo scienziato inventore Rob Simons, che segretamente fa parte della Galactic Patrol, riesce a costruire 6 robot capaci di unirsi nel magnifico Mighty Orbots. La serie animata ha lo stesso sapore di tutti gli altri rifacimenti americani di successi presi dal resto del mondo. Il robottone come aspetto fa pensare effettivamente agli anime giapponesi, ma tutto il resto, i robottini singoli e il gusto in generale, sono chiaramente occidentali, americani. Ne furono prodotti e trasmessi 13 episodi, l'ultimo nel dicembre del 1984 e subito nell'85 a far chiudere tutto ci pensò Tonka, l'azienda produttrice di giocattoli americana, che portò in tribunale la Intermedia Entertainment accusandola di aver copiato con i Mighty Orbots i suoi Gobots. Era un'accusa paradossale dal momento che Gobots non era altro che una distribuzione americana di giocattoli Bandai preesistenti. Inoltre l'effettiva somiglianza tra i Gobots e i Mighty Orbots è decisamente discutibile, senza considerare che uscì tutto sempre insieme nello stesso periodo. Secondo qualcuno, questa pessima mossa da parte di Tonka aveva lo scopo di stroncare Mighty Orbots prima che ne nascessero dei giocattoli, perché Tonka avrebbe avuto intenzione di distribuire di lì a breve negli Stati Uniti il God Mars della Poppy, un robottone a cui effettivamente Mighty Orbots un po' somiglia. Mattel aveva preparato un prototipo di giocattolo per i Mighty Orbots, rielaborando o prendendo ispirazione proprio dal God Mars della Poppy, ma non lo mise mai in produzione perché questa causa intentata contro i Mighty Orbots ne minava le possibilità di successo, così nessuno pensò di investire per farne dei giocattoli. Nessuno li fece legittimamente. Si trovano però
tarocchi dei Mighty Orbots. Uno era un set cinese che semplicemente era un clone del God Mars ridipinto in una scatola Mighty Orbots, e l'altro invece veniva dalla Corea e l'ho qui in mano. Si tratta di un prodotto molto meno lussuoso, ma sicuramente ben più interessante di quello cinese, perché questo non è il God Mars, questo è veramente Mighty Orbots. Gli unici riferimenti diretti alla serie animata li troviamo nei disegni sulla scatola. Questi sono i Mighty Orbots, sia il robottone gigante composto di quelli più piccini, sia i robottini singoli. Eccoli qua. Il nome chiaramente è completamente diverso, hanno Unrivaled Obot. Questo qui è il simbolo dell'azienda produttrice originale di Seoul. Per il resto c'è questa scritta ripetuta ovunque che dice che in sostanza gli invincibili Obot ci proteggono dai cattivi spaziali. Non ci sono altre scritte interessanti qua sopra. Qualche informazione sul produttore è coperta dall'adesivo dell'importatore, ma in ogni caso si leggeva come anno di produzione 1990 e mancava l'ultima cifra, 199. Quindi qualcuno pensa che il robottino sia del 95, noi ci sentiamo di dire con certezza solamente che si tratti di un giocattolo degli anni 90. Allora, tiriamolo fuori dalla sua scatola, ma non dobbiamo aspettarci molto per quanto riguarda la ricchezza o la qualità, perché comunque è un tarocco coreano, nasce per essere estremamente economico. Il giocattolo sta nel suo alloggiamento di polistirolo, che ci illude che si possa trattare di qualcosa di un pochino più sofisticato. Non sarà proprio così. Il robot sta nel suo lettino sagomato, la spada invece, guardate, ha trafitto il polistirolo, è veramente una spada invincibile, eccola qua. Il nostro Obot, o Mighty Orbots se strizziamo l'occhio, è alto 15 cm ed è realizzato interamente in plastica, con l'unica eccezione delle viti che lo tengono insieme. Non è plastica di pessima qualità, sembra quella di un model kit, il risultato però è un giocattolino molto leggero e anche abbastanza delicato, non credo che potremmo giocarci con chissà quale impeto. Abbiamo plastica blu, rossa e gialla, utilizzata in maniera casuale, nel senso che altre copie di questo stesso giocattolo potevano avere magari le spalle rosse, i pugni gialli, oppure la gamba rossa e la coscia blu, insomma gli stessi colori ridistribuiti di volta in volta, un po' come capitava. L'applicazione di colore sulla faccetta è decisamente un po' scadente, semplicemente del nero su occhi, bocca e su questo fregio sulla fronte. E poi ci sono adesivi metallizzati con dettagli che non fanno parte del design del robot né della scultura, che decorano un pochino le gambette, il bacino ed il petto. Il fatto di avere adesivi metallizzati che distraggono dall'effettivo design del personaggio era comune però anche a molti robot legittimi prodotti dalle marche principali. Il manico della spada non è a sezione circolare ed il forellino nel pugno è un po' stretto, perciò sarà difficile fargli impugnare la spada spingendo senza spaccare qualcosa. Notiamo che abbiamo visto foto di altre copie di questo giocattolino con i pugni un po' diversi, realizzati con uno stampo diverso. Veniamo alle articolazioni. Obot può ruotare la testolina a destra e a sinistra, può muovere le braccia in avanti e indietro, può piegare i gomiti, può ruotare i polsi, può muovere le gambe in avanti e indietro, un po' chiaramente la scultura ne impedisce un movimento più ampio, e può anche piegare in una certa misura le ginocchia. Ma perché il nostro coreano Unrivaled Obot è così interessante? Beh, perché molti dettagli del giocattolino ci fanno capire che si tratti di una scultura originale fatta proprio per ritrarre i Mighty Orbots della serie animata, quelli che un giocattolo vero non lo hanno mai avuto. Sulla testa vediamo questo fregio al centro, ma anche la visiera qui sulla fronte viene dai Mighty Orbots, così come questa sorta di mentoniere, i rettangoli sulle orecchie, anche i due rettangoli sul petto e la griglia al centro del torace che si spinge fino all'addome. Tutto questo era nei Mighty Orbots. Questo dettaglio sulla spalla destra, anche lui viene dai Mighty Orbots. Il rigonfiamento sulla parte anteriore bassa delle cosce, come a suggerire i piedi di un robottone centrale, Mighty Orbots. Questa sagoma circolare sulla gamba sinistra, Mighty Orbots. Insomma, il nostro giocattolino non è una copia di un generico robottone sulla quale hanno appiccicato un disegno dei Mighty Orbots, no. Questo è stato creato da zero proprio per essere un Mighty Orbots illegittimo.
Noi siamo molto contenti del nostro Unrivaled Obot perché ha tutta questa storia e questo fascino segreto e rispetto a quel tarocco cinese che ho menzionato brevemente, che in realtà però non sarebbe altro che un ridipinto del God Mars, questo invece è nato proprio per essere il personaggino disegnato sulla scatola. Quindi insomma i bimbi da qualche parte del mondo che hanno visto la serie animata e volevano giocare con i loro robottini americani, nippo-americani, beh, dovevano per forza utilizzare il nostro Obot. E si tratta in realtà di un giocattolo economico, quando capita di trovarlo lo si paga ben poco, il nostro ci è costato 10 euro. Bene dunque, speriamo come sempre che il video vi sia piaciuto, in tal caso mettete un bel like, condividetelo, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, noi cerchiamo sempre di rispondere a tutti, stessa cosa vale anche per gli altri punti in cui potete contattarci, Facebook, Instagram, Gmail, insomma, noi ci siamo. Ciao!